Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti alla Fattoria del Borgo. E volevamo dire che noi in questo periodo abbiamo portato sempre avanti le nostre attività, le attività che sono legate all'agricoltura sociale, longevità attiva, e abbiamo cercato in tutti i modi più corretti di continuare quello che facevamo, i nostri discorsi di autofinanziamento dei laboratori, facendo magari solo attività di due persone alla volta, distanziati o sempre fuori. In questo periodo qua abbiamo pensato che a Natale non può essere la cosa migliore che facciamo, sia per le nostre famiglie sia per gli amici della fattoria, e fare i panettoni, che da 3 anni che andiamo avanti con questo discorso e siamo diventati quasi molto molto bravi, potete vederlo. E cerchiamo di non perdere di vista questa necessità di stare insieme, necessità di comunque comunicare, ed è lasciare comunque l'area di Natale, l'area di attesa di questa bella situazione che tutti quanti aspettiamo. Vedo anche degli oli essenziali che anche in un momento così particolare sono utili per la salute. Sì, abbiamo un progetto di autofinanziamento sempre con i nostri longevi, dove noi nel periodo della fioritura delle piante facciamo gli oli essenziali, che potrebbe essere un ottimo rimedio per diverse malattie di stagione oppure magari delle situazioni anche di disagio. Per esempio proponiamo l'olio essenziale di lavanda, che potrebbe essere molto utile per sentirsi più tranquilli, più rilassati, oppure il rosmarino, che potrebbe nel periodo di grande raffreddore aiutare a superare un po' di malessere e tenersi in forma, sempre energici. Tanti prodotti autoprodotti qui in questa azienda agricola biologica, e per chi preferisce soprattutto il prodotto fatto in casa rispetto a quello magari industriale. Sì, abbiamo sempre cercato di sottolineare questo fatto, che tutto ciò che noi produciamo proviene dalla nostra terra, con le nostre ricette, che è cosiddette ricette di famiglia, ricette che abbiamo negli anni abbiamo messo a punto. Quindi proponiamo diverse cose trasformate di frutta e verdura, e poi in questo periodo natalizio abbiamo pensato anche di proporre delle diverse confezioni, che possono essere le confezioni di Natale, un carino regalo e anche un pensiero dolce.